Eccoci pronti con un numerosissimo gruppo alla partenza per quanto riguarda la categoria G3. Vediamo che le ombre si allungano, segno che il sole sta calando e tra poco scenderà anche un po' di oscurità sul tracciato di Esenta. Siamo nel corso del primo dei 6 giri in programma per questa categoria. Il gruppo è ancora compatto ma allungatissimo, segno che l'andatura è davvero impegnativa sin dalle prime battute. L'organizzazione di questa splendida serata è curata dalla Garda Pro Bike del presidente Cesare Menapace e del coordinatore di questa manifestazione, Davide Trebbi. Sì, si sono davvero impegnati, ci hanno messo tutta l'anima per ridare vita a questa corsa, a questa manifestazione. Direi che visto l'ampio pubblico presente questa sera e il folto numero di partecipanti a questa gara, sono sicuramente riusciti nel loro intento. Eccoci al traguardo con la categoria G3, con un bellissimo testa a testa tra Simone Codenotti, che vince davanti a Michele Daffini della Rodengo Saiano. Musica e parole un po' alla buona. Eccovi la classifica: al quinto posto Mauro Faustini della Camignone, quarto Nicolas Ferrari della Nuvolento, terzo Daniele Bono della Ronco, secondo Michele Daffini della Rodengo e vincitore Simone Codenotti della Ronco. Per quanto riguarda le ragazze, terza Francesca Cerofolini della Ausonia, seconda Nicole Comincini della Ronco e vincitrice Vanessa Benuzzi della Nuvolera.